Siamo in collegamento con Vito Lops, giornalista del Sole24ore.com, che ci aiuta a capire cosa sta succedendo a Cipro. L'isola del Mediterraneo avrà 10 miliardi di euro appunto dall'Eurogruppo, ma le borse europee e mondiali non aprono bene, non accolgono bene questa notizia. Ci spieghi perché? Sì, questa notizia è caduta davvero come un fulmine sui mercati finanziari questa mattina, con Tokyo che ha perso il 2,7% e le borse europee stanno andando molto male, con forti vendite sui titoli bancari a Piazza Affari e un rialzo degli spread, perché come ha ricordato anche la banca d'affari Morgan Stanley oggi in un report, si rischia di rompere un tabù e di creare un pericoloso precedente, perché fino ad oggi sono stati salvati, lo ricordiamo, quattro paesi nell'area euro, ovvero Grecia, Portogallo, Irlanda e Spagna, con dei pacchetti diversi rivolti ai governi o alle banche, e quello di Cipro sarebbe il quinto salvataggio, ma sarebbe la prima volta in cui nel salvataggio viene anche incluso un prelievo forzoso dai conti correnti. Ci ricorda appunto quello che è successo in Italia nel 92 col governo Amato, ma c'è il rischio che Esatto. in Italia possa succedere la stessa cosa? Il presidente della Consob Vegas, quest'oggi interpellato proprio su questo argomento, ha detto che non c'è questa ipotesi assolutamente da escludere. E il problema è che può riguardare l'Italia così come gli altri paesi, al momento è dato dal rischio contagio e quindi dalle debolezze che si potrebbero avere sui mercati finanziari, sullo spread, innescando nuovamente una dinamica di circolo vizioso, anche se lo ricordiamo, questa volta rispetto al novembre del 2001 c'è una sensibile differenza perché questa volta c'è lo scudo antispread che è stato lanciato nel luglio del 2012 e quindi, diciamo, secondo molti esperti, è inipotizzabile rivedere spread oltre i 500 punti proprio perché adesso abbiamo una protezione in più. Perché Cipro è così importante, anche se comunque rappresenta lo 0,2% del PIL all'interno dell'Eurozona? Perché si rischia questo effetto contagio? Ecco, purtroppo non contano in questi casi, diciamo, le dimensioni del paese, come anche il caso della Grecia ci ha insegnato. Anche la Grecia è più grande di Cipro, ma comunque conta poco nell'ambito del PIL dell'area euro, ma ha portato dal 2009 a questa situazione in cui ci troviamo in questo momento. Il problema riguarda, diciamo, la politica, la gestione di questi aiuti, con, diciamo, tutte le insicurezze che l'Unione Europea sta mostrando anche in questo caso, perché evocare diciamo, o attuare una riforma di prelievo forzoso può obiettivamente creare un rischio di fuga di capitali dai paesi della periferia dell'area euro verso lidi considerati più sicuri. Vorrei ricordare però che rispetto alla riforma Amato, questo prelievo forzoso, anche se in queste ultime ore si sta decidendo quali dovrebbero essere le aliquote minime, le aliquote massime e le altre tecnicalità, dovrebbe essere diverso rispetto al 6 per 1000 che fu attuato nel 1992 da Amato, perché in questo caso è vero che sarebbe decurtata una somma, ma sarebbe convertita in azioni delle banche cipriote. Quindi tecnicamente figurerebbe, stando a quelle che sono le indiscrezioni attuali, come se fosse un obbligo da parte dei correntisti di comprare azioni con i propri soldi delle banche da salvare. A che punto siamo della crisi in Europa e in Italia con questa incertezza politica? Ecco, questo ovviamente accresce l'incertezza politica anche del governo italiano e va aggiunto che la riforma, il pacchetto di salvataggio di Cipro, complessivamente, diciamo, oggi voterà il Parlamento cipriota, ma complessivamente questo pacchetto dovrà ricevere il nulla osta dei 17 parlamenti dei governi che compongono al momento l'area euro. E questo rischia di alimentare ulteriori tensioni perché in questi 17 parlamenti, come ben sappiamo, ci sono molti euroscettici, molte forze che hanno una posizione contraria all'euro e quindi questo ulteriormente potrebbe anche in Italia alimentare l'euroscetticismo. Se i paesi non approvassero questo provvedimento, cosa succederebbe?
Ecco, bisogna a questo punto rimpallare poi la richiesta alle istituzioni europee che dovrebbero orchestrare una modifica al piano di salvataggio, perché in questo momento la loro formula è 10 miliardi di prestito più 5-7 miliardi di acquisto da parte di azioni delle banche in difficoltà da parte degli stessi correntisti attraverso i loro risparmi, che ricordo sono molto, molto forti, sono circa 7 volte il PIL di Cipro ed è più o meno la stessa quota che avevano anche i risparmiatori irlandesi, su cui però è stata adottata una formula differente, non c'è stato alcun prelievo forzoso. Quindi anche in questa circostanza l'Unione Europea mostra di usare pesi e misure diverse nella gestione di questa crisi.